La palla torna al Parlamento in Romania ed è proprio per questo che la piazza non si smobilita. In mattinata la Corte Costituzionale ha deciso di non poter decidere e ha quindi respinto il ricorso dell'Ombudsman contro il decreto d'emergenza che avrebbe depenalizzato alcuni reati di corruzione. Decreto nel frattempo ritirato ma trasformato in disegno di legge da sottoporre al dibattito parlamentare. Il governo di Soren Grindeanu, entrato in carica poche settimane fa, ha una solida maggioranza, ma il presidente Klaus Ioannis appoggia la protesta della piazza. In serata il governo sopravviveva in Parlamento a una mozione di sfiducia. L'esecutivo resta quindi in piedi, la maggioranza c'è e la protesta prosegue a oltranza. Il primo sacrificato del governo è il ministro della giustizia, Florin Iordache, che si è ora dimesso. Ma la piazza vuole che se ne vada tutto il governo.